Amici del giornalista, buonasera e benvenuti a una nuova recensione. Buonasera. Abbiamo qui con noi il signor Bottegaio, a cui va tutto il nostro applauso, tutta la nostra stima per rischiare la vita volta dopo volta qui con noi. Bene, detto questo, abbiamo ugualmente una recensione di un prodotto che è abbastanza, come posso dire, strano per me da recensire, perché questa recensione io l'ho già fatta. L'ho già fatta e voi non la vedrete mai. È la recensione che fu il pomo della discordia, il motivo per cui accade un patatrac in un altro canale. Però, siccome il modello vale veramente la pena di essere visto e condiviso con voi, ho voluto riproporvelo. Stiamo parlando del King of Beast della Titan Power. Si parla quindi di una Esatta. cinesata. Una cinesata perché è un modello apocrifo del Golion o del Voltron. Voltron. Chiamiamolo Voltron. Chiamiamolo Voltron. E a questo proposito mandiamo un caldo saluto al nostro amico Mr. Voltron, che non vediamo da un po', che speriamo di avere qui ospite con noi una delle prossime recensioni. E raccontiamo due cose su questo King of Beast Titan Power. Allora, è un modello abbastanza particolare, perché? Perché è apocrifo sull'apocrifo, cioè un amatore coreano, appassionato di robot e di modellismo robotico, ne fece dei disegni, cioè immaginò il suo Voltron. Voltron, la sua interpretazione di Voltron, e ne disegnò una versione particolarmente dinamica, particolarmente plastica nella sua capacità di movimento e di posizionamento, differente molto da tutti i Voltron che noi abbiamo visto, che essendo trasformabili, e questo non lo è, mantengono necessariamente delle posizioni abbastanza statiche. Possiamo chiamarlo un full action cinese? Potremmo avvicinarci a chiamarlo un full action cinese, anche se per dimensioni e stazza è molto superiore a un full action di Bandai. Dicevo, questo simpatico nostro amico coreano ha disegnato il suo Voltron e ne ha fatto dei progetti. Questi progetti li ha messi sulla sua pagina internet per condividerli e un'azienda cinese Gliel'ha improvvisata, rubati. la Titan Power, glieli ha rubati e ne ha fatto un modello. Quindi stiamo parlando di un soggetto pirata, perché il Voltron è copyright, ma loro il copyright non l'hanno pagato, disegnato da un coreano e realizzato da un cinese. Quindi è Giro. una storia molto particolare. Cosa possiamo dire di questo Voltron prima di tirarlo fuori dalla scatola? Possiamo dire che ha un costo molto contenuto, perché stiamo parlando di un costo di circa 100 euro. Pensavo un po' di più. Beh, Mi sembra 100-120 euro, non di più. ci sta. Lo trovate su, perlomeno, Show ShowZ. Io l'ho Z. trovato su ShowZ, che in questo momento non ha una grande facilità nello spedire pacchi, Anzi, perché non spedisce in Italia per il momento. non spedisce in Italia per il momento, ma Per via del coronavirus. perché loro sono in pandemia e dovrebbero spedire a un paese in pandemia, quindi le due pandemie non vanno d'accordo. Esatto, però non ha senso Bene, perché non. a questo proposito, mi scusi, dove ha messo il tesoro? Ah, eccoli, eccoli. A questo proposito io vi posso dire che scambio con Metal Structure la mia bottiglietta Mia mucchina. di amochina finta. Cioè, se realmente interessati, potete No, perdi venire, no tempo. perdi tempo, potete venire qui da me con un Metal Structure e io vi darò una o forse anche due confezioni di amochina. Qua andiamo su Andiamo, due due è tanta soltanto, roba, due due è tanta tanta roba. roba, Una due magari un po' usata e è l'altra tanta roba. nuova. Posso Dottore, vuole procedere con l'unboxing? togliere la mochina perché questo qua Sì, se cade per terra aiuto.
O facciamo un piccolo girellino della scatola? Faccia ciò che vuole, anzi, TP01, TP è Titan Power, King of Beast è King of Beast. Dovrebbe essere TR qua, tanta roba. E adesso, vado, se mi dà il permesso, lo... Lei faccia come se fosse suo. Niente use prime notis? No, perché questo io l'ho già aperto e già smanacciato, per cui si ricordi solo di non uscire dallo spettro della... Grazie. Oppala. Abbiamo polistirolo, quindi sì. Non abbiamo il blisteraccio di plastica. Abbiamo un... eccolo qua. Signori, è notevole, eh? Adesso provvederò a farlo uscire dal polistirolo. È notevole soprattutto dal punto di vista delle dimensioni. Sì, del peso. Del peso e dello sculpt. Lo sculpt lo vedremo in dettaglio nel momento in cui uscirà dalla scatola. Ma vi anticipo che ci sono anche delle cose che non vanno bene in questo modello, ma le vedremo un po' alla volta. Io avrò bisogno di una manina? No. Si incastrano i piedoni. Ecco. Lei sta facendo un pessimo unboxing. Lo so, ma ho paura di fare dei danni, beh. Quindi io sto attento. Andiamo a posto, la spada fiammeggiante la vedremo dopo. Spada fiammeggiante la vedremo dopo. Abbiamo il nostro amico. Qui le alette... Si spostano insieme. Oh! Si spostano insieme perché hanno un meccanismo tipo orologio che girandone una gira anche l'altra. Vogliamo dare un metro di paragone? Lei ha per caso un pacchetto di sigarette? Sempre il mio solito. O guardiamo col tesoro. Come col tesoro? Usiamo il tesoro. Ah, sì. Cioè, tenendolo in mano. Lo metta alla stessa altezza, perché sennò non... Ecco, così. Allora, confrontando una boccettina di amuchina con... con un Goliath apocrifo ne possiamo dedurre le dimensioni. Ecco, lei l'ha posato così come è uscito dalla scatola. Sì, così dalla scatola. E che prima impressione ne dà? Allora, mi piacciono molto i colori di questo e di questo, innanzitutto. Poi mi piace il peso. Non mi piacciono i colori di questo e di questo qua, perché sono un po' plasticosi. Sì. Secondo me. Sì. Ma adesso cerchiamo un attimino di darci... Oh. Mi piace molto la testa. Secondo me è un po' più bella di quella del Bandai. Addirittura? Secondo me sì. E lo trovo leggermente sproporzionato tra qui e qui. La zona qua. Ok. Piedoni un po' grossi. Corpicino un po' piccolo, ma molto probabilmente sarà fatta apposta per dargli. Ma allora, prima di tutto, mi scusi, prima di tutto è un Goliath, cioè è un Voltron. Il Voltron è composto di leoni. I leoni sono grandi, non può avere dei piedi piccoli. Se no, snaturerebbe tutto, anche perché il leone giallo e il leone blu sono proprio quelli un pochino più grossi, oltre al leone nero che compone il busto. Ma le dirò che questo Goliath, visto così, non offre il meglio di sé, perché il meglio di sé lo offre nella sua dinamicità. E adesso lo poseremo e illustreremo anche l'estensione delle articolazioni. Riguardo a quello che lei diceva, lei ha centrato perfettamente una cosa di cui... non è entrato nei dettagli perché non si è ancora accorto di due particolarità, ma ci è andato molto vicino. Allora, ci sono due leoni che sono metallizzati e gli altri pastellati. E due leoni che sono pastellati, cioè che sono colorati in plastica. In plastica. Quindi il leone blu e il leone verde
sono particolarmente belli. E hanno tutto il, come posso dire, lo spessore di una vernice metallizzata. Il leone giallo e il leone rosso invece sono molto più piatti. Per quale motivo fare due leoni metallizzati e due leoni non metallizzati non ci è chiaro. Infine, prima di parlare delle altre cose belle, vi dico il secondo problema di questo Voltron, che è un problema enorme. Ma che di cui è difficilissimo accorgersi. Oppala. In Voltron tutti i leoni sono diversi, hanno forme diverse. In questo caso invece lei può vedere benissimo come le due braccia, Sono uguali e il invece leone 2 e il leone 3, siano assolutamente uguali. E davvero non ci avevo fatto caso. quindi questo è un pasticcio. Ripetiamo che a questo prezzo, per questo peso, per queste dimensioni, per questa dinamicità, per questi materiali, rimane comunque un capolavoro, però diciamo che avere due leoni uguali è un po' problematico. Altra cosa che vi voglio dire, vi sono tutti i leoni che hanno un'accensione indipendente dei LED degli occhi. Cosa che non vedremo in questo caso perché non ho le Quindi si accendono sia questo, la luce pile. Esatto. degli E occhi. gli occhi dei leoni anche nei piedi. Che È vero. scopo abbia, non sappiamo con esattezza, però sappiamo che è un piccolo plus, piccolo perché a differenza di altre illuminazioni non è che aggiunga molto. Però a questo punto io le chiederei di illustrarci, caro bottegaio, le estensioni o di fare una scoperta di quelle sono le potenzialità del modello. Allora, faccio le spaccate, quelle cose lì. Faccia lei, stia sempre in favore di Allora, camera. vediamo se fa Jean-Claude Van Damme. Direi proprio di sì. Quasi. Articolazioni a scatto ma robuste, non abbiamo la plasticosità del. E poi l'articolazione del ginocchio è completamente di metallo, eh. È completamente di metallo ed è estensibile, vede che si è Sì. Sì, estesa e sono scivolati i due pannelli che compongono la coscia. lo trovo. Egli è anche duro da. Poi. Vediamo il busto. Sì, ruota ma non tantissimo. Ha una bella estensione in questo senso. In altro no. Testa. Le braccia che devo, ecco, oh. Che queste sono un po' limitate, però qua più di così non vanno. Sono in favore di camera. Poi Sì. c'è l'estensione qui dietro delle spalle, per darci un po' più di movimento. Manine che si aprono. Mi vuole mostrare anche l'estensione dei piedoni, cioè il movimento dei piedoni, che sono fondamentali per mantenere l'equilibrio del robot. Indietro, avanti e laterale. Può provare a vedere se si estendono? No. Non si estendono. Quindi la posizione è un po'. Non fa la posizione d'angolo, però gli si apre la bocca. Sembrano quelle ciabatte di pelo, ha presente Sì, quando sì, uno sì. quando uno si mette quelle ciabattone di pelo per l'inverno? No, non Non. funge. Non funge. Quindi non abbiamo estensione. Sì che ce l'abbiamo, ma Sì? io non posso ascoltare lei, vede? Ma allora è Vede, durissima. vede, 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 vede. A due addirittura. Ma allora è durissima. Ma lei dovrebbe stare in altri canali, non dovrebbe. Può darsi. Ecco, lei.
riapriamo anche un po' le boccucce, che facciamo vedere che si aprono le boccucce. E già nel suo piccolo abbiamo migliorato. Ma vorrei chiederle, bottegaio, di mettersi alla prova con una posa dinamica e armata. In diretta? In diretta. Posso prendere spunto? Ma prenda tutto lo spunto che vuole. Ha detto spunto, giusto? No, no, spunto, spunto. Ah, spunto. Mi può passare gentilmente la spada fiammeggiante? Vuole la spada fiammeggiante? Assolutamente sì. Felice di passarle la spada fiammeggiante. Soprattutto, ah, bellissima. Davo se aveva. Nel caso ci abbiamo anche lo scudazzo. E do anche il blocco per lo scudo. Non so quale sia. Sarà questo? Sì, perché c'è il paraglio rosso. La estremizzi un po'. Bravo, estremizzi, estremizzi. Apprezzo molto quello che lei sta facendo. Può andare, cosa dice lei? Lo preferivo quando era leggermente piegato in avanti, qua, così? Sì, un po' così e un po' così. Opa. Eh? Cosa ne dice? Adesso lo mettiamo così. Un po' meno? No, l'ho messo in favore di camera per far vedere. Sì, il pathos, ho capito il pathos, però molto pathos. Però così non si vede quasi niente, nel senso lo metterei un po' meno. Ecco, così è molto pathos lo stesso, però almeno si vede. Più estrema di così, secondo me però si può fare di più. Cosa ne dice? Proviamo. Cosa ne dice adesso? Anche adesso ha cambiato, come per il Mazinga Z Riobot, della, sì. Come è venuto fuori dalla scatola, messo in posizione, già cambia. Già cambia. Vogliamo prima di provare una cosa più estrema girellarlo? Altro che... Vediamo se ci sta sul girellone. Sì. Vado? Un attimo solo che provvedo ad alzare la camera a favore di girellone. Ecco qui, quasi ci siamo. Ancora un attimo di pazienza. Direi che è quasi perfetto. Può provvedere, può procedere, mi scusi. Ah, commenti, commenti, racconti, racconti. Mi piace perché io adoro i robot dinamici, adoro posarli in maniera che non stiano... Stinchi. Orenghi, come diciamo dalle nostre parti. Sì. E sì, a parte il dettaglio dei leoni tutti uguali, nel complesso direi che ci sta. È un Voltron che si fa perdonare, nel senso sì, che sì, sì. I difetti che io le ho citato, cioè quello dei colori e quello dei leoni uguali, lei non se ne sarebbe accorto ancora adesso. No, assolutamente. E in particolar modo vedendolo posato
Passa tutto perché è bellissimo. Il bottegaio c'è già in mente l'altra posizione un po' estrema. Però è bello, no, non è bello. Non mi piace molto lo scudino. Lo trovo un po' piccino. Un po' piccino lo scudino. Sì. Ma magari solamente a mio occhio, eh. E poi ci sono altre armi, perché ci sono due grosse spade, no, più che spade direi Sono lance, un mi sa. giavellotto, sì, Sì. due lance, una sorta di giavellotto. Facciamogli fare un altro girello. Che silenzio che c'è. È il silenzio dell'ammirazione. No, è molto bello, molto bello. Molto, molto, molto gusto. Qui che hanno voluto anche un po' integrare le zampette del leone nero, però è sbagliato anche questo, perché le zampette del leone nero, se non ricordo male, finivano dentro ai due leoni, nella trasformazione. Sì. In realtà quelli sono due pannelli a scorrimento che permettono l'estensione dinamica del. Sì, però sembrano gli artigli del leone nero. Non è convinto. No, non particolarmente perché non ci farei mai caso. Posso dire una cosa assolutamente impopolare? A me il Golion della Bandai, quello che tra l'altro è salito con prezzi alle stelle, non mi fa impazzire. Ma non mi fanno impazzire in linea di massima tutti i Voltron, sempre perché tutti quelli che abbiamo visto sono sempre stati assolutamente poco dinamici e poco posabili. Ma è sempre il compromesso della È il trasformazione. compromesso della trasformazione. Preferisco per una volta avere un Voltron non trasformabile, ma posabile, dinamico, bello, semplicemente bello. Allora io adesso metterei in pausa un istante Sì. e la inviterei a provare la sua posa Che ho in mente? incredibilmente estrema. 3, Vediamo. 2, 1. E diciamo che, insomma, ce l'ha messa tutta il nostro bottegaio e ha fatto qualcosa che è spettacolare. Io, se fossi in asso a questo punto, mi ritirerei dalle scene Della della posabilità. posatura perché. Ma adesso non regge, non rende molto se lei non fa partire Infatti stavo per il chiederle se devo far partire il girellone. Eh sì, girellone. faccia partire il girellone. Dall'altra parte, Come si glielo fa? dica. No, lo fermi e lo rifaccia partire. Ecco, sì. Ce la descriva? È una posizione di come se stesse parando un fendente da un nemico, diciamo, come quasi allo stremo delle forze si appoggia e para questo fendente. Però fighi, con un Golion della Bandai non lo fai mica un lavoro del genere, No, eh. Assolutamente da no, scordarselo, no, no. eh. Però la posizione, ragazzi. Guardate addirittura la posabilità del piede blu che può modificare il muso, cioè può piegare tutta la parte anteriore per. Come se fossero le dita dei piedi che fanno il movimento, quel movimento lì, tra virgolette. E guardate con che precisione il leone rosso, cioè il braccio destro, appoggia sul limite della basetta. Senza cadere, perché non si muove di un millimetro. Eccolo qui nella sua posa plasticissima, direi, con la testa girata verso l'alto. Good.
Allora, ci siamo arrivati al momento del giudizio, direi. Sembra una cosa un po' apocalittica, detta così. Beh, sì, è il momento del giudizio robotico. Il giudizio robotico è molto molto bello. Dunque, lo faccio fare a lei. Cosa gli darebbe? Allora, impatto estetico. Impatto estetico direi un bel 7,5. 7,5. 7,5 per quella storia dei leoni uguali. 7,5 per la storia dei leoni uguali. E della verniciatura. Metta in conto che noi non diamo dei voti separati. No, ma mi sto facendo un'idea io proprio per dargli un voto. Nell'insieme 8. Nell'insieme 8. Lei? Allora, lei calcoli anche una cosa, è un modello che costa veramente poco. Sì, appunto. Cioè, se lei pensa ai prezzi che ha un Goliath Bandai, che è pur trasformabile, però... C'ha la posabilità del leone del Duomo di Fidenza. Esatto. Ipotizziamo che uno non abbia un Goliath, non abbia un Voltron nella sua collezione. Questo qui, al prezzo che ha, per le dimensioni che ha, per i materiali con cui è costruito, per l'impatto estetico che ha, secondo me è veramente un capolavoro. È un pezzo da consigliare. E io alla fine della fiera gli darei un 8,5. Sì. Assolutamente. Quindi siamo quasi d'accordo. Siamo quasi d'accordo, ma come sempre in realtà. Nel senso che non avendo nessuno che tira fuori i numeri dalla tombola, direi che a buon senso ci si trova d'accordo. Facciamogli fare ancora un giro. Sto confrontando i due Golion. Quali Golion? Ma ne vedo alcuni alle sue spalle, però. Devo dire che mi piace di più. Più li guardo, più questo mi piace di più. Sì, perché se sono trasformabili sono sempre. No, ma anche per quanto riguarda gli accessori, la spada fiammeggiante. Dei monoliti di basalto. Cioè. Va bene. E con questo io vi ringrazio, il bottegaio. Grazie a te dell'ospitalità. E vi do appuntamento alla prossima recensione sul canale del giornalista.